Buon pomeriggio, sono Mirko Conte di Partec e come tecnico seguo i servizi professionali e la formazione, in particolare su MySQL. Allora, abbiamo voluto dedicare questa sessione all'implementazione di alcune features di sicurezza di MySQL, quindi tema caldo in questo periodo, e raccolgo il testimone rispetto alle sessioni precedenti. Allora, partirò quindi da una panoramica ancora una volta sulle varie misure di sicurezza di MySQL, sia preventive sia altresì degli strumenti di monitoraggio delle violazioni, per poi passare ad un focus più particolareggiato sull'implementazione degli strumenti qui elencati. Quindi InnoDB, Table Space Encryption, ovvero sia TDE, autorizzazione e ruoli, Enterprise Audit e Enterprise Firewall. Allora, quindi partiamo da questa panoramica delle principali misure di sicurezza, gli strumenti che MySQL mette a disposizione per la prevenzione delle violazioni. Quindi nelle prossime due slide. La prima che appunto andiamo ad elencare è la Table Space Encryption di InnoDB, ovvero la cifratura applicata ai data file su disco di InnoDB. Quindi questa misura di sicurezza protegge i dati a fronte di un furto dei data file stessi. Con la release 8.0 c'è la possibilità di cifrare anche redo e undo log. Altra misura di sicurezza, classico SSL, quindi cifratura applicata alla trasmissione dei dati via rete. Poi, per quanto riguarda l'autenticazione, abbiamo diverse features che ci aiutano, per cui si parte, sicuramente l'autenticazione è un'altra fase critica, quindi MySQL ci fornisce la classica ACL su base hostname che da sempre esiste, quindi nella definizione degli account, che possiamo anche magari cercare di sfruttare in modo più mirato con le nuove normative. Abbiamo una serie di authentication plugins qui elencati, quindi dal vecchio native password al nuovo caching SHA-2 per quanto riguarda gli algoritmi di hashing delle password con autenticazione locale. Abbiamo anche plugin che ci permettono un'autenticazione esterna, quindi in modo da avere una policy, delle policy password centralizzate, quindi LDAP, PAM piuttosto che Windows. Poi sempre in tema di autenticazione abbiamo il password validation component, prima era un plugin, adesso con l'auto è diventato un component. Quindi se decidiamo di mantenere le password localmente abbiamo la possibilità di garantire appunto delle policy di robustezza della password. Abbiamo anche il connection control plugin che è uno strumento contro gli attacchi brute force via rete,
quindi che introduce un delay crescente a fronte di password errata. Andiamo avanti sempre con le misure di sicurezza. In tema di autorizzazione, come da GDPR, i privilegi devono essere assegnati in modo granulare, secondo policy, ad esempio appunto del minimum privilege o segregation of duties. Una best practice è sicuramente quello di non prevedere l'utilizzo di utenze di gruppo per gli accessi amministrativi, e la release 8 ci fornisce alcune possibilità in più, sia con i ruoli, che quindi ci facilitano l'adozione di utenze nominali e fornendo in modo consistente delle grant autorizzative, quindi sul ruolo, e poi abbiamo anche per quanto riguarda i dynamic privilege la possibilità di avere maggiore granularità nelle grant diciamo di system privilege, quindi rispetto al vecchio privilegio super un po' diciamo monoblocco. Abbiamo anche i resource limits, diciamo che è una feature un po' borderline tra sicurezza e performance, però ci permette eventualmente di limitare il numero di operazioni per unità di tempo che possono essere fatte da determinate utenze. Dopodiché altri strumenti di prevenzione, misure di sicurezza, l'Enterprise Firewall, che può essere utilizzato in modalità appunto block e che quindi impedisce l'esecuzione di query che non soddisfano la nostra whitelist che abbiamo preventivamente registrato, quindi query sconosciute vengono bloccate, quindi questo verrà applicato prevalentemente alle utenze applicative. Abbiamo invece l'Enterprise Audit, che normalmente si cita come feature di monitoraggio delle violazioni, però dalle ultimissime release della 5.7 e poi della 8 c'è anche una modalità block, per cui anche l'audit plugin può essere usato costruendo filtri un pochino più articolati e complessi per bloccare specifiche diciamo occorrenze di operazioni su database. Poi tra altre misure di prevenzione abbiamo la feature di encryption sul backup, e poi abbiamo le funzioni di crittografia a livello SQL che possono essere utilizzati dagli sviluppatori per cifrare in modo simmetrico o asimmetrico i campi direttamente da SQL. Passiamo invece a una panoramica delle feature di monitoraggio e individuazione delle violazioni. Quindi abbiamo nuovamente, vi cito l'Enterprise Audit, quindi in questo caso proprio per il log, l'audit log che viene generato e che può tracciare in base ai filtri che tra poco vi farò vedere quello che da policy decidiamo di voler tracciare, quindi mettere sotto audit. L'Enterprise Firewall può essere anche utilizzato in modalità log, quindi non blocca le query, ma le query sconosciute, ma le logga
soltanto, quindi anche questo può essere uno strumento di monitoraggio, individuazione delle violazioni. E poi abbiamo l'Enterprise Monitor con le tutte le advisor di sicurezza disponibili. Quindi questa più o meno è una carrellata, una panoramica delle features che abbiamo a disposizione. Andrei quindi a fare un focus di implementazione su alcune features. Quindi la prima che volevo appunto vedere con voi è l'inhibitable space encryption. Quindi una funzionalità che cifra i table space a riposo, a trust di NodeDB, funziona in questo modo. Ogni tabella viene cifrata con una encryption key, la quale encryption key è mantenuta nel header dello stesso table space in forma a sua volta cifrata. Viene cifrata con una master key, la quale master key viene mantenuta, la master key unica per InnoDB, per l'istanza, che viene mantenuta su un keyring plugin che adesso vedremo. Ci sono vari tipi di keyring plugin. Quindi con questa chiave master key vengono cifrate le varie chiavi individuali di ciascun table space in ODB. Ovviamente se io utilizzo questa feature, io posso decidere per ogni singola tabella in ODB se abilitare l'encryption, la cifratura o meno. Quali sono i requisiti? L'InnoDB file per table, quindi la modalità di table space individuale per tabella. Quindi devo utilizzare questa modalità per tutte le tabelle che voglio cifrare. E devo avere la disponibilità di un keyring plugin, che è quello che mi serve per conservare la master key. La configurazione è molto semplice, e una volta che ho soddisfatti i miei due requisiti, basta fare un alter table per cifrare una tabella già presente, o un create table con il parametro encryption uguale y. E in questo modo, questa è un'operazione che implica una copia, quindi viene rigenerata la tabella, quindi implica un lock della tabella per la durata dell'operazione, viene rigenerata in formato cifrato. Nello stesso modo è possibile disabilitare la crittografia, quindi mettendo con alter table encryption uguale n e si disabilita. Ogni volta che viene abilitata la cifratura su ciascuna tabella viene rigenerata una nuova chiave di cifratura per la tabella stessa. Quindi qualora io volessi cambiare la chiave di cifratura per la singola tabella, io dovrei disabilitare e poi riabilitare la cifratura su quella tabella. Invece, per cambiare la master key, quindi la master key è la chiave con cui vengono codificate, cifrate tutte le singole chiavi delle tabelle su cui abbiamo abilitato l'encryption, questa è un'operazione che invece si può fare a caldo senza creare lock, in modo molto più rapido, ed è quindi questo alter instance rotate InnoDB master key. Allora andiamo avanti, aggiungiamo qualche dettaglio prima poi di metterci al terminale ad implementare questa feature.
Con la 8.0 abbiamo la possibilità di cifrare anche le pagine di Regulog e Undulog, quindi tramite questi due parametri, quindi InnoDB Undulog Encrypt, InnoDB Regulog Encrypt 0.1, quindi si abilita questa anche ulteriore possibilità. Quindi questo significa che abilitando questa, queste opzioni, le pagine precedentemente scritte nei Regulog e Undulog non cifrate rimangono come sono, però tutte le nuove pagine poi aggiunte saranno cifrate. Attenzione ovviamente che se si abilita la cifratura sul Redulog durante il riavvio dell'istanza, è assolutamente necessario per poter riattivare l'istanza avere a disposizione la master key. Quindi qualora si non fosse disponibile la master key perché il key vault dove era mantenuta la chiave non è disponibile per qualche motivo, perché sto facendo qualche operazione di disaster recovery, l'istanza non può risalire, insomma, a meno di non farla risalire forzando ad ignorare il Regulog. Invece, senza abilitare queste feature, ma abilitando semplicemente l'encryption sulle tabelle, su alcune tabelle, comunque l'istanza riesce a riavviarsi, io semplicemente non posso accedere alle tabelle cifrate, però posso accedere a tutte le altre tabelle. Quindi questo è il quadro. Per quanto riguarda il binary log, prevengo una vostra domanda, attualmente è in roadmap l'implementazione anche della feature di cifratura encryption sul binary log, sulla 8.0.11 ancora non c'è. Ok. Allora, vi ho detto che un requisito per poter cifrare le tabelle di InnoDB è avere a disposizione un keyring plugin. Allora, keyring plugin attualmente ne abbiamo a disposizione alcuni, diciamo che per l'utilizzo reale in produzione conviene utilizzare il keyring OKV che serve per connettersi a un Oracle Key Vault oppure a un analogo software esterno compatibile col KVM IP. Quindi questo è un sistema sicuro di conservare le nostre chiavi di cifratura. Altrimenti, ad esempio, c'è anche il keyring di AWS che serve per la funzionalità di Keystore, appunto, di AWS di Amazon. Invece, se vogliamo semplicemente diciamo, utilizzare o il TDE oppure altre funzionalità di MySQL che richiedono chiavi di cifratura per fare dei test, abbiamo la disponibilità anche dei keyring su file e quindi le chiavi vengono salvate in locale. Ok. Ok, allora, a questo punto vi ho detto più o meno le poche cose che serve conoscere su, per quanto riguarda Table Space Encryption di InnoDB, e andiamo a vedere. Ok. Ho predisposto una macchina virtuale, quindi
questo caso, la sessione di quest'anno, l'architettura è molto semplice, quindi non abbiamo cluster, abbiamo una semplice istanza standalone. L'istanza è già attiva, non ha particolari configurazioni, anzi vi faccio vedere il file di configurazione, my.cnf. Che è praticamente quasi quello di default per il momento. Ho anche un Oracle Key Vault, quindi tipicamente in produzione è proprio una macchina fisica dedicata, perché ovviamente è importante conservare le chiavi con standard di robustezza abbastanza elevati. Basta pensare che la perdita della master key di un'istanza MySQL implica non poter più accedere, avere a disposizione, quindi aver perso tutti i dati contenuti all'interno. Poi bisogna vedere se si sono implementate delle policy di backup che permettono poi di recuperare altrove questi dati, ma ovviamente un software che nel nostro network aziendale gestisce queste chiavi deve essere implementato nella maniera più robusta possibile. Quindi normalmente l'Oracle Key Vault in produzione deve essere installato su una macchina dedicata, io in questo caso l'ho installato su una macchina virtuale. Allora, quindi io adesso andrò prima di tutto a configurare un keyring plugin su Oracle Key Vault, di modo che abbiamo soddisfatto il prerequisito per poi poter implementare la tablespace encryption. Quindi ovviamente quello che vi farò vedere adesso per quanto riguarda l'Oracle Key Vault è relativo a questo particolare software, sistema di appunto repository delle chiavi, che in caso di altri software potrebbe essere differente. Allora, nel caso dell'Oracle Key Vault, allora io mi loggo come amministratore forse ho sbagliato la password. E vado a creare all'interno del Key Vault un endpoint della mia istanza che sto andando a configurare. Quindi vado nella sezione degli endpoint, qui ne avevo già creata una, ne creiamo un'altra, mettiamo un nome a piacere. Tipologia MySQL, registriamo. Ok, dopodiché possiamo già fare l'enroll dei nostri diciamo certificati del software che ci serve poi per connetterci. Sì, però ho dimenticato di annotarmi la chiave. L'enrollment token. Ok, questo me lo segno. Thank you.
poi vado su endpoint enrollment, inserisco il token, ok, riconosce che è una tipologia MySQL database Linux perché l'avevo creato in questo modo, enroll. Ok, quindi quello che succede è che io ho eseguito il download di un jar che mi permetterà poi di connettermi all'Oracle Key Vault dal client. Ok, quindi io eseguo questo jar che in pratica è un installer di questo tool hvutil, un utility di connessione verso l'Oracle Key Vault. Password vuota in questo caso, che serve per proteggere chiavi private e certificati. Ok, a questo punto io qua dentro questa directory mi ritrovo questo tool, quindi posso utilizzarlo . Ok, siccome io questo endpoint l'avevo già utilizzato prima, mi ritrovo una serie di chiavi già presenti. Ovviamente se avessi utilizzato l'endpoint che ho creato pochi secondi fa avrei trovato vuoto. Ok, allora a questo punto noi dobbiamo configurare il plugin Keyring OKV di MySQL per utilizzare Oracle Key Vault. Allora, come facciamo? Allora, dobbiamo, io in realtà qui l'avevo già creata precedentemente, creare una directory a nostro piacere, mai SQL CD. Ok, all'interno di questa directory noi dobbiamo estrarre dal jar precedente due elementi. Uno è un file di configurazione che si deve chiamare okvclient.ora, che deve contenere perlomeno questo parametro server uguale, che conterrà l'IP e la porta dell'Oracle Key Vault, e questo lo tiriamo fuori dal jar che abbiamo creato precedentemente. E poi una directory, l'altro elemento è una directory SSL che deve contenere chiave e certificato chiave privata del endpoint e certificato dell'Oracle Key Vault per la connessione. Volendo, la chiave privata può essere anche cifrata con una password che va messa in un file password.txt. Diciamo, non è così efficace questa cifratura, comunque. Allora, come si tirano fuori questi elementi a partire dal jar? Allora, il file, torniamo indietro, quindi il file okvclient.ora noi lo ritroviamo all'interno del tool che abbiamo installato. Quindi se noi facciamo un less qui dove l'avevo estratto, dentro la directory conf abbiamo lo stesso file, però ci sono in realtà molti parametri in più che non servono, quindi noi in realtà da questo file dobbiamo tirare fuori solamente questa variabile server, è l'unica necessaria.
Quindi questa la portiamo nel file all'interno della directory che noi configureremo nel plugin di MySQL. Invece per quanto riguarda i certificati, quelli dobbiamo estrarli direttamente dal jar, quindi io qua li ho già estratti, ma comunque è proprio se voi utilizzate il comando jar per andare a ispezionare il contenuto dell'archivio che abbiamo scaricato, vediamo che ci sono un po' di elementi e in particolare ecco qua la directory SSL. Quindi qua dentro abbiamo la chiave privata che ci serve, la CA e il certificato dell'Oracle Keyword. Questi sono i tre elementi che ci serve estrarre. Quindi io in realtà l'avevo già fatto e li ho copiati qua dentro. Volendo si può anche fare la cifratura della chiave utilizzando un classico OpenSSL. Poi di fatto la cifratura deve essere in DES3, quindi volendo per cifrare trovate il comandino proprio sulla documentazione, volendo ve lo faccio vedere, ma è preso pari pari dalla documentazione di MySQL. Questo è l'algoritmo e ovviamente si inserisce la, verrà chiesta una password e poi la stessa password si riporta qua dentro. Ok. A questo punto, importante sistemare i permessi. Quindi andiamo a fare un chown meno r MySQL. Andiamo a eliminare i permessi di lettura di altri utenti, quelli permessi inutili e dannosi anche. E poi per chi utilizza SE Linux andiamo anche a impostare le configurazioni di SE Linux. Poi in realtà la policy che voi trovate nel SE Linux distribuito con le release attuali di Oracle Linux piuttosto che Red Hat non supportano ancora il plugin dell'audit, quindi occorre inserire un'autorizzazione in più all'interno della policy, ma volendo appunto, chi è interessato vi posso spiegare come si fa. Ok, scusate, avevo dimenticato di mettere un ricorsivo. Ok, a questo punto basta configurare nel MyCNF il nostro plugin. Quindi non basta il plugin load, ma bisogna dare early plugin load in modo che venga caricato subito all'avvio prima di inizializzare il NodeDB. E poi gli diamo la directory dove gli abbiamo messo le chiavi.
tagliato. Adesso io restarto istanza. Vado a verificare i log, quindi qui vediamo un warning che però non è bloccante, fa riferimento al server di standby, perché potrebbe avere un'ora col key vault server aggiuntivo di standby. Ok, in quel caso l'avrei dovuto configurare all'interno del file.ora di configurazione. Ok, a questo punto io sono pronto, ho il keyring configurato sull'Oracle Key Vault e quindi a questo punto l'utilizzo del table space encryption è banale, perché io ho il mio solito database Word che tutti conoscete, potrei creare una copia di una tabella esistente e table encrypted as e poi potrei abilitare la cifratura. Ok, basta, fatto. A questo punto io la tabella la utilizzo normalmente. La tabella la utilizzo normalmente, non mi accorgo neanche che è cifrata, però io so che il data file da su disco lo è. Ovviamente, che cosa succede qualora io non avessi accesso al key vault, no? Quindi alla master key che permette di avere le chiavi per decifrare questa tabella. In questo caso, siccome io non ho abilitato la cifratura del regulog e dell'angulog, l'istanza sale lo stesso, però nel momento, a parte che mi dà un errore nel log, e poi nel momento in cui io provo a accedere alla tabella cifrata non riesco, mentre invece le altre tabelle funzionano regolarmente. Quindi una volta che abbiamo il nostro keyring plugin, è banale poi l'utilizzo di questa funzionalità. Ok, vi avevo fatto vedere prima il comando per cambiare la master key, quindi la chiave che viene usata per cifrare tutte le altre chiavi. Questa è banale molto. Ovviamente questa non implica che vengono cifrati, decodificati e ricodificati tutti i dati delle tabelle, ma solamente le chiavi. Ok, va bene, no, direi che... Poi se c'è qualche domanda, se no passiamo all'argomento successivo. Una domanda velocissima. Sì. C'è un degrado prestazionale rispetto a una tabella non criptata? Se sì, ci sono delle metriche. Beh, non ho sotto mano dei dati, però diciamo che con... dipende ovviamente anche dal workload, quanto è IO bound piuttosto che CPU bound, da quanto è elevata la concorrenza. Quindi se abbiamo un database che lavora tutto in memoria,
piuttosto che hash, in cui ci sono decine di migliaia di glicerit al secondo, magari può essere anche, diciamo, può avere una sua rilevanza l'overhead, può essere misurabile, ma diversamente su una macchina attuale in cui comunque le CPU gestiscono questi algoritmi in modo, insomma, efficiente, direi che è poco sensibile, ecco. Però ovviamente poi bisogna vedere in base al workload e fare qualche benchmark. Scusa, ma la cifratura non la fa il K-Volt, fa MySQL, giusto? Esatto, il K-Volt fa solamente una cosa, dà la chiave, quindi la conserva, ne fa il backup, storicizza, ovviamente c'è un audit tutte le volte che qualcuno accede a quella chiave, fa in modo che quella chiave sia sempre disponibile, perché come dicevo prima, se viene persa è un dramma, diciamo. Quindi argomento successivo su cui volevo vedere qualcosa di pratico, per quanto riguarda sempre le misure preventive, sono l'autorizzazione e i ruoli. Allora, le politiche di sicurezza, e sicuramente include la compliance GDPR, prescrivono l'adozione di grant autorizzative più possibile mirate, granulari. Quindi questo, anche con chi utilizza release di MySQL più datate, comunque già un focus sull'attenzione nel momento in cui si creano le utenze e si assegnano le grant. Questo come base. Dopodiché, con le release più aggiornate, abbiamo alcune possibilità in più. Quindi chi deciderà di utilizzare la 8.0 nei propri database avrà anche la possibilità di utilizzare i Dynamic Privileges, che sono dei privilegi che sono dinamici perché vengono resi disponibili o allo startup del server, oppure in base ai components e ai plugin che si installano, quindi a seconda di quale privilege, alcuni vengono attivati allo startup, altri nel momento in cui viene magari installato un plugin, quindi il privilegio è relativo a quel plugin, o viene utilizzato un component. Quindi alcuni esempi sono privilegio audit admin, il privilegio bin log admin, privilegio encryption key admin. Quindi sono dei privilegi che nelle release precedenti erano inclusi in blocco nel privilegio super, e in questo caso, cioè con la 8.0, è possibile invece assegnarli in modo molto più granulare agli utenti. Ad esempio, so l'utente che deve avere la possibilità di fare il flush del binary log, perché magari è uno script che appunto viene lanciato, che deve fare solo quello, si può assegnare quello specifico privilegio. Altra feature nuova sulla 8.0 sono i ruoli, quindi ci aiutano nell'utilizzare utenze nominali anziché utenze di gruppo, in particolare per le connessioni degli utenti, degli amministratori del database o degli sviluppatori. Quindi il ruolo è una collezione di grant che può essere assegnata a più account in modo consistente. Come si creano e come si utilizzano i ruoli? Allora, si creano con uno statement nuovo, il create role. Quindi create role, e si dà un nome al ruolo. Di solito si consiglia di utilizzare solamente un role name e basta. Volendo si potrebbe assegnare anche chiocciola host name, perché il ruolo in realtà viene creato come se fosse un utente internamente, e quindi c'è comunque l'host name
come negli utenti, negli account normali di MySQL. Però in realtà l'host name in un ruolo non ha nessuna utilità pratica, per cui in effetti conviene non indicarlo per niente, quindi viene creato con il solito percento, che è il solito default di MySQL. Quindi si crea ruolo, create role, e poi si utilizza, si assegnano delle grant, dei privilegi al ruolo stesso, quindi grant, privilegio on lo scope del privilegio to role name. Quindi questo è perfettamente analogo all'assegnazione di, una, di un privilegio a un utente normale. Quindi, come dicevo, i ruoli sono mantenuti nella tabella di sistema mysql.user insieme agli utenti. Come si assegna un ruolo a un utente? C'è un nuovo formato dello statement grant, grant role name, quindi in questo caso non abbiamo più on, e abbiamo semplicemente to user at host, quindi si assegna il ruolo all'utente. In alternativa è possibile anche utilizzare il parametro mandatory roles, nel quale si definiscono alcuni ruoli che vengono automaticamente concessi a tutti gli utenti, sono diciamo ruoli mandatory, quindi non c'è bisogno di fare grant. Se io non utilizzo questo parametro mandatory roles, per tutto il resto devo utilizzare grant e quindi assegnare lo specifico ruolo allo specifico utente. Dopodiché, una volta che un utente ha ricevuto la grant di un certo ruolo, come fa ad utilizzare questo ruolo? Allora, come default, quando l'utente apre una sessione, non ha da subito i privilegi assegnati dal ruolo o dai ruoli a cui l'utente è autorizzato. Per utilizzare questi privilegi bisogna attivare il ruolo con lo statement set role nome ruolo. Quindi utente apre la sessione, esegue il set role e a quel punto può utilizzare i privilegi assegnati al ruolo. Posso anche vedere con il select current role qual è il ruolo o i ruoli che attualmente ho attivato sulla mia utenza. In alternativa è possibile definire dei ruoli come default role. A quel punto, appena l'utente apre la sessione, non c'è bisogno di fare il set role, sono già automaticamente attivi. Quindi set default role to utente. Oppure c'è anche alter user default role. Però c'è l'ulteriore alternativa del parametro activate all roles on login. A quel punto tutti i ruoli che un utente ha concessi vengono automaticamente attivati al login. Allora, banalmente io creo un utente demo1@localhost, identified by, mettiamogli una password che il component di validation della password mi accetti. Mettiamo ad esempio questa. Non credo, comunque ci provo. Potrebbe essere, non mi pare, però no, invece sì. mi ricordavo male, ricordavo di averli cancellati, invece no. Va bene, allora abbiamo già il nostro utente demo 1, show grants for, se no, vabbè, demo 1
No, facciamo così. Ok, a questo punto creiamo un world, world rv role, anche questo già esiste. Do un altro nome, Ridoli. Ok, poi assegniamo una dei privilegi. In questo caso facciamo il grant select on world.asterisco to world ro role. Ok, a questo punto assegniamo il ruolo all'utente. Non c'è on in questo caso. Demo 1 e local host. Ok. A questo punto MySQL meno u demo 1 meno b. Use word. Adesso attiviamo il ruolo. Set role world ro role. Riproviamo. Ok. Ok, vabbè. Direi che è chiaro. Quindi select current role, possiamo vedere qual è il ruolo che abbiamo attivato, il ruolo o i ruoli, world ro role. Come vedete c'è sempre la parte sottintesa del chiocciola per cento, che appunto consiglio di non valorizzare mai niente nel nostro. Posso cambiare il ruolo, ad esempio set role non, a questo punto non abbiamo più, abbiamo disattivato il ruolo. Set role all, abbiamo attivato tutti quelli di cui abbiamo la grant, in questo caso solo uno. Ok. Quali utenti hanno questo ruolo? Lì è nelle grant dell'utente. Quindi show grants. Vediamo. Sì, beh, show grants sicuramente. Però si vede tutto con show grants. Ci sono tanti. Ci sono show. No, perché si vede proprio dallo show grants. Sicuramente si riesce a, se ci mettiamo lì, tiriamo giù una query sulle tabelle di sistema di MySQL e da lì tiriamo fuori tutto, perché sì, cioè ci dobbiamo creare una query da mettere lì da parte e fare copia e incolla, diciamo così. È che poi sì, default. Vabbè, bisogna un attimino costruire la query, insomma, non c'è un comando, uno statement. Sì, c'è una query, è anche implementata, non me la ricordo a memoria, non c'è lo statement che dicevi esattamente qua. Allora, passiamo all'audit. Quindi audit, strumento per il monitoraggio e l'individuazione delle violazioni.
prima configurazione c'è uno script, audit log filter Linux install SQL o Windows la seconda. Questo script esegue l'installazione del plugin e tutte le funzioni filtro associate al plugin stesso. Dove si trova? Si trova nella directory shell in base all'installazione, al tipo di installazione che si fa prima SQL. Di default, attivando il plugin, l'audit plugin con i filtri, c'è un filtro che in pratica non logga nulla. Quindi di default bisogna costruirsi i propri filtri in modo da loggare quello che si vuole, che può essere o creare un filtro in modo da loggare tutto oppure creare dei filtri più selettivi. Dopodiché, una volta eseguito lo script, si utilizza il parametro audit log impostando il valore false plus permanent. In questo modo si riavvia l'istanza e diciamo, una volta settato questo parametro una volta, non è più possibile neanche con l'utenza con privilegi super disabilitare il plugin a meno di non riavviare l'istanza e togliere il parametro dalla configurazione. Quindi solamente riavviando l'istanza si può disattivare. Si può configurare l'audit log strategy per definire se la scrittura dell'audit log debba essere asincrona, che è default, piuttosto che sincrona, oppure semisincrona. Quindi di default in modalità asincrona tutti i record di audit log vengono bufferizzati in un buffer che può essere dimensionato con questo parametro audit log buffer size e poi vengono scritti una volta che è pieno questo buffer. Un altro parametro molto importante è audit log rotate on size, perché se non si abilita questo parametro l'audit log è un file unico, invece con questo, abilitando questa dimensione, una volta che il file raggiunge il tot viene poi ruotato e scritto un altro log. Ulteriori opzioni che possiamo abilitare sull'audit log è l'encryption. Effettivamente in base a quello che sarà il nostro filtro all'interno dell'audit ci potrebbero essere delle informazioni sensibili, anche perché se noi loghiamo proprio il testo della query lì ovviamente saranno informazioni sensibili, e quindi è possibile anche attivare audit log encryption, questo parametro uguale ARS, e quindi si attiva la crittografia sugli log di audit. Per poter utilizzare la crittografia bisogna avere un keyring plugin attivo, quindi in questo modo l'audit log si genera una sua chiave e la salva dentro il keyring plugin. Quindi al primo utilizzo di questo di questa feature viene creata una chiave randomica che è possibile vedere qual è la chiave con questa funzione audit log encryption password get, ci restituisce la chiave. Ovviamente l'utenza deve essere autorizzata per poter eseguire questa funzione. È possibile cambiare la chiave utilizzando la funzione set e quindi inserire qui la nostra password, la nostra chiave di cifratura del nostro audit log. Un'ulteriore opzione è la compressione. Siamo militare, audit log compression uguale gzip, e quindi abbiamo anche la compressione. Se noi cifriamo e eventualmente comprimiamo il nostro audit log, come facciamo a visualizzarlo? Al di fuori di MySQL possiamo utilizzare semplicemente l'OpenSSL per decifrare il nostro audit log con questo algoritmo AES256CBC, mettendo la password che abbiamo impostato
e quindi questo ci decifra il nostro audit log. Se abbiamo anche compresso, possiamo utilizzare ad esempio questo esempio, il comando che decomprime anche. Con le release più recenti, credo dall'ultima della 5.7 oppure con la 8.0, abbiamo anche la possibilità di leggere delle voci all'interno dell'audit log direttamente da SQL, una funzionalità read, con delle funzioni audit log read, la quale si aspetta un JSON in cui noi gli passiamo il timestamp degli eventi che noi vogliamo leggere, un ID da cui partiamo la nostra operazione di lettura e una massima quanti risultati vogliamo avere restituiti. Però per poter utilizzare questa funzionalità di read noi dobbiamo avere l'audit log format a JSON, quindi audit log format è un ulteriore parametro che permette di definire il formato dell'audit log. Di default è XML, però noi possiamo mettere anche JSON. In formato JSON c'è anche il supporto di questa funzionalità di read. Filtri, quindi abbiamo detto che nell'audit log possiamo, anzi dobbiamo definire dei filtri. Si può filtrare, ovviamente un filtro può essere quello di includere tutto, tutti gli eventi nel nostro log, oppure in alternativa si può filtrare su alcune classi di eventi e con poi ulteriori criteri in base alla classe. Quali sono le classi di eventi? Connection, quindi sono gli eventi che si generano ogni volta che c'è una connessione o disconnessione di un utente al database, oppure uno switch, un change user, quindi le subclassi della classe connection sono connect, change user e disconnect. Oppure un'altra classe di eventi nel nostro log è la classe general. La classe general logga ad esempio tutti gli statement che vengono eseguiti sul database con il relativo status. Quindi se lo statement è stato eseguito correttamente, se ha restituito un errore. Vediamo anche, ad esempio, il testo della query, può essere una query, può essere anche un set, può essere qualsiasi statement SQL, genera un evento di tipo general dentro l'audit. Un'altra classe di eventi è la classe table access. Quindi table access sono eventi che si generano ogni qualvolta una query accede a una tabella. Quindi noi potremmo avere anche delle query che accedono a più tabelle, quindi la stessa query genera più eventi di tipo table access. Quindi quando viene eseguita una query di questo tipo c'è sempre un evento general che contiene tutto il testo della query, l'exit code, lo status e tutta una serie di informazioni, e poi n eventi di tipo table access che non contengono il testo della query ma contengono a quale tabella la query ha acceduto, qual è l'utente ovviamente che ha fatto questo tipo di accesso e il tipo di, quindi la subclass che può essere lettura, read oppure insert, delete o update. Quindi se noi non vogliamo accedere e logare tutte le query ma semplicemente vogliamo logare che un determinato utente ha avuto accesso a determinati dati, a determinate tabelle, noi possiamo non logare gli eventi di tipo general ma logare semplicemente gli eventi di tipo table access. Ovviamente sugli eventi di tipo table access magari è più facile generare degli automatismi o dei filtri piuttosto che da un evento di tipo general dove magari c'è il testo integrale della query, dove noi non sappiamo se la query magari era sbagliata e quindi ha dato un errore. Sì, possiamo vedere lo status code, ma non, diciamo, dobbiamo noi analizzare che cosa ha fatto quella query. Invece con l'evento di tipo table access abbiamo proprio chi ha fatto una lettura su una determinata tabella, eccetera.
Poi possono essere fatti dei filtri ancora più raffinati sui valori dei campi di ogni tipologia di evento, quindi a seconda del tipo di evento, evento connect, evento che so, status, evento hit, ha diversi field e noi possiamo filtrare in base a determinati valori dei field. Come si creano questi filtri, come si configurano questi filtri dell'audit log? Si costruiscono in formato JSON, quindi e si associano alle utenze, per cui si creano dei filtri assegnandogli un nome e costruendoli in formato JSON, e poi ciascun filtro con il suo nome lo si può assegnare ad una o più utenze. Ogni utenza però può avere un solo filtro, quindi non si possono assegnare più filtri alla stessa utenza. Eventualmente però uno stesso filtro può essere anche molto complesso e quindi può avere qualsiasi tipo di criterio, insomma, che a noi interessi. Le funzioni per creare questi filtri sono le seguenti, quindi audit log filter, set filter per creare un filtro con un certo nome, e audit log filter set user per associare un filtro creato a un utente. Ok, li vediamo. Allora, abbiamo detto, per prima cosa, l'installazione del plugin di audit log con i relativi le relative funzioni. Quindi noi possiamo fare un source di copio e incollo. Adesso qui avrò degli errori perché alcune cose probabilmente le avevo già importate prima. No, queste le avevo cancellate. Ok, quindi adesso abbiamo caricato il plugin ed creato le funzioni di gestione. A questo punto in documentazione viene riportata, io adesso faccio direttamente il copia e incolla, se non sbaglio, o di film, me li ero appuntati qui dentro. Allora, volendo loggare tutto, quindi di default non loghiamo niente, il primo filtro che possiamo fare per loggare tutto è fatto in questo modo. Filter, cioè sempre questo filter due punti, e poi l'oggetto log true. Allora, come lo si configura, come lo si attiva? Con la funzione che abbiamo visto prima. Quindi audit log filter set filter, gli assegniamo un nome, io lo chiamo log underscore all e gli passo dentro il JSON. Dopodiché, adesso faccio copia e incolla in una sola operazione, una volta fatto il set filter facciamo il set user e si assegna, in questo caso io assegno a tutti gli utenti il filtro log all. Quindi in questo modo, questo è l'esempio che trovate anche in documentazione. Se volete loggare tutto, appena installato il plugin, volete loggare tutto, con queste due select voi avete fatto questa operazione, no? A questo punto allora, fatto questo, prima di vedere poi tutti gli altri filtri, andiamo con ordine. Quindi vediamo le varie opzioni da configurare. Quindi abbiamo detto, adesso qui faccio un copia e incolla per accelerare un attimo perché siamo un po' in ritardo. Quindi audit log force plus permanent, io lo metto già in configurazione di modo che l'utente root del MySQL non può disabilitare l'audit log. E poi c'è la audit log strategy,
default è asynchronous, però potremmo mettere synchronous. Ovviamente questo ha un impatto sulle performance. Se io metto synchronous, ogni operazione viene, cioè ogni evento di log viene, nel momento in cui si verifica, viene immediatamente scritto e viene fatto il flush del file di log su disco, quindi eventualmente la cache del disco viene anche svuotata e scritta fisicamente, quindi è abbastanza pesante, quindi dipende dalle nostre esigenze. Quindi di default è asynchronous. E poi abbiamo detto molto utile mettere subito una rotation, e quindi audit log rotate on size, mettiamo 128 mega per esempio. Ok, restartiamo. Vediamo l'effetto. Quindi io in questo momento non ho abilitato crittografia, quindi dovrei vederlo in chiaro nella mia data directory. audit.log, il formato è quello di default, quindi l'XML, non è JSON in questo momento, e quindi abbiamo già, no, forse questo loggava già da prima, ah no, ecco perché non è... Sì, è adesso, no, perché ci sono, c'è un enterprise monitor che sta collezionando dati da questa istanza, e quindi anche lui, sì, ci sono 2 ore, per questa è l'UTC, quindi sì, è il log che è stato generato in questo momento dall'enterprise monitor. In questo momento noi stiamo loggando tutto, quindi abbiamo sia le query con appunto lo status, in questo caso 0, quindi è andata a buon fine, utente e host, e il testo integrale della query, quindi questa attenzione per la, insomma, dati sensibili eccetera. Poi vediamo un'altra tipologia, io vedo tutte query, questa è una connessione, quindi è tipologia ping in questo caso, anche una connessione, quit, anche qui è una disconnessione. Vediamo all'inizio, che all'inizio c'è sempre un primo evento che è relativo all'avvio del server, il primo record dell'host. Ecco, qui abbiamo una connessione, eccetera. Volevo vedere anche una tipologia di table access. Vabbè, poi le troviamo dopo man mano che facciamo altri esempi, poi vi faccio vedere altre tipologie. Comunque, questo è più o meno la struttura dell'XML, del formato XML. Allora, adesso, prima di passare al formato JSON, volevo farvi vedere l'encryption, come attivare l'encryption e la compression. Allora, no, però io devo prima fare un'altra cosa. Use word. Allora, vado a disattivare il plugin Oracle Key Vault e attivare un plugin su file, il keyring su file. Quindi vado ad eliminare la mia tabella cifrata di InnoDB, in modo che la mia chiave precedentemente generata non ci serva più, perché vogliamo disabilitare quel plugin.
Ok, C. Ok, invece vado ad attivare un altro plugin, un altro keyring plugin, che è quello su file, che quindi userete eventualmente negli ambienti di test, eccetera, se non avete a disposizione un key vault esterno. Allora, nella versione Enterprise di MySQL esiste anche una versione encrypted del keyring file plugin, quindi abbiamo un keyring che salva su file le sue chiavi, però un file cifrato con una chiave la cui punto chiave sta all'interno del file di configurazione MyCNF in questo parametro. Quindi io creo la mia la mia directory dove verrà salvato localmente il mio keyring. Vediamo se l'avevo già creata in questo caso, per fare prima, spero. Ok, quindi già creata e già con i corretti permessi e configurazioni di 6 Linux. Ok, quindi posso fare il riavvio in modo che andiamo a recuperare, a rileggere le nuove configurazioni. Ok. In realtà avrei potuto mettere direttamente in configurazione anche. Quindi adesso abbiamo tolto il vecchio keyring plugin Oracle Key Vault, abbiamo il plugin su file, però lo utilizziamo in modo analogo a prima. A questo punto possiamo attivare l'encryption sull'audit log. Audit log encryption uguale AES. Già che ci siamo, io ci metto anche la compression. Ok, restart ancora una volta. Ok. Adesso abbiamo un audit log.gz.enc. Vediamo se adesso dovrà riempirsi il suo buffer e poi verrà scritto. Mi è abbassato il buffer. Sì, oppure facciamo un restart ulteriore. Eccolo qua, 10k. Allora, abbiamo visto prima il comando OpenSSL, che vi consiglio, qualora usiate questa configurazione, di prepararvi da una parte per fare il copia e incolla, come faccio io. Quindi, il file che è questo. No, però la password in realtà... Devo prima vedere qual è la password. E abbiamo visto prima la funzione per estrarla. No, perfetto, è questa. In realtà, perché questa password? Perché io gli ho dato un keyring plugin dove, che era già stato utilizzato in precedenza. Per settare questa password io avrei dovuto utilizzare, come avevamo visto nelle slide, questa funzione. Ok? Quindi con questa password io posso andare a decifrare. Allora, eccolo qua.
che è quella che c'è nella slide che poi avrete e potrete scaricare tra qualche giorno. Quindi il nome del file audit è questo, zls, ok. Quindi basta avere sotto mano quel comandino, è molto pratico, anche se sono cifrati e compressi, insomma. Va bene, allora vediamo solamente il formato JSON e poi vediamo al volo i filtri, visto che sono i 4-10. Sto cambiando in corso d'opera il formato. Cioè, proviamolo perché al momento non me lo ricordo. Da vecchio nome c'era fatto. JSON. Quanti di voi hanno già configurato l'audit? Uno solo. Solo che passo da 5.6 a 5.7 e fare 5.7 a tutti gli altri, perché i parametri sono aggiunti piano piano. E anche il formato poi è cambiato del file stesso. Comunque c'è la modalità anche legacy, diciamo, per l'XML quello delle versioni precedenti. Si può abilitare anche quel formato lì. A questo punto probabilmente avrà iniziato a loggare qualcosa, però magari io vi faccio un altro restart. Mirko, ma la password che hai impostato nel MyGMF per il cliente, a che serve? Se, cioè non è quella che abbiamo usato per la messa in chiaro del file. Esatto, allora la password che ho impostato nel MyCNF per il keyring è la cifratura del keyring, siccome è un keyring su file, cioè nella versione community c'è il plugin per il keyring su file in chiaro, se io vado dentro trovo poi tutte le varie chiavi all'interno. Nella versione Enterprise c'è anche il keyring encrypted che ha quella password. Una per il keyring e l'altra per il log file e per il loaded file. E l'altra è per l'audit file che viene conservata all'interno del keyring. Ok. A questo punto il mio ultimo audit dovrebbe essere già nel formato JSON. Eccolo qua. E quindi qui abbiamo... Allora, andiamo un po' più avanti. Ad esempio una classe connection. Quindi evento connect. Vediamo il connection IT, quindi utente, host, eccetera. Ovviamente timestamp. Poi vediamo se c'è qualche altra tipologia. Questa è una general, quindi il testo proprio della query con il suo esito, la select, eccola qua. Niente. Adesso vedremo alcuni esempi di filtri in modo da vedere anche altre tipologie. Allora, c'è una pagina ovviamente nella documentazione che vi fa diversi esempi di filtri a cui se dovete ispirarvi per creare i vostri filtri potete fare riferimento a quella pagina. Se voi cercate
la pagina audit log file formats, la trovate subito. Io qui ho preparato alcuni esempi. Allora, l'audit plugin è compatibile anche con l'Oracle Audit Vault, che però io non ho, quindi, però sì, il file system non è l'unica opzione. Allora, vediamo un po' di esempi. Ad esempio, filtro su classe, classe connection, quindi filter, classe, si passa il nome della classe connection. Quindi in questo modo si crea un filtro che non logga niente sulle altre classi e logga tutto sulla classe connection. Oppure filtro su due classi, quindi sia classe connection che classe general, si crea in questo modo, creando un array dentro class con le due classi. Oppure filtro su table access su un intero database, tutti gli accessi sul database world, e quindi qua si crea un filtro sulla classe table access. Event, quindi tutte le sottoclassi, in questo caso io le ho specificate tutte, read, insert, update, delete, e poi ho ulteriormente filtrato sul campo tabledatabase.str che contiene il nome del database su cui è stato fatto l'accesso, quindi solamente per il database world. Quindi questo è JSON. Si può con la funzione, ovviamente adesso proviamo a crearne uno, quindi qui ho preparato la select compattando su una sola riga, ma ovviamente non è necessario compattare su una sola riga, si può anche fare la select multiriga e chiamare la funzione setFilter, in modo da definire questo filtro. A questo punto noi assegniamo il filtro a un utente. Con l'altra funzione che vado subito a recuperare. Eccola qua. Con il set user. Quindi banalmente è nome utente e nome filtro. Ok. Ovviamente questo è un utente che avevo preventivamente creato. O di chiudere il localhost. Allora, proviamo a connetterci con questo utente. Se io faccio una select sul database MySQL, in teoria non fa parte del filtro, in realtà però fa parte dell'altro filtro che avevamo già assegnato a tutti gli utenti, quindi comunque viene logato.
dovremmo provare a eliminare l'altro filtro per poi comunque adesso quello che volevo vedere erano gli eventi table access che prima non stavo vedendo, associati invece a questi utenti sul database, solamente sul database world. Quindi se faccio una select vediamo se c'è una query, eccolo qua, no, è un'altra tabella, ok, facciamo restart. Ok, quindi adesso abbiamo anche gli eventi tipo table access. Vediamo se troviamo. Spieghiamo sì. È perché adesso sta loggando qualsiasi cosa, giustamente. Che informazioni ci dà? Ci dà quindi login, perciò l'utente, e poi abbiamo tabella e sì, in questo caso è la local host, quindi è la locale. Giusto, quindi comunque anche in questo caso abbiamo riportata la query. Ok, allora vi volevo ancora far vedere un'ultima cosa su questi filtri, magari ve lo faccio solamente vedere, che è possibile fare anche filtri un po' più complessi, perché giustamente questo è un esempio, diciamo così, da demo, ma poi in realtà magari i criteri sono un pochino più complessi, per cui comunque è possibile creare un filtro, ad esempio, su un insieme di tabelle che si trovano in un certo database, un altro insieme di tabelle che si trovano in un altro database. Quindi c'è la possibilità di utilizzare l'AND, mettere in AND questi vari criteri. Per cui è possibile creare dei filtri comunque anche abbastanza complessi, in modo da poi coprire le varie esigenze insomma reali. Allora, l'ultimo, questo ve lo accenno velocissimamente, comunque è piuttosto, cioè abbastanza più semplice da utilizzare rispetto all'audit, è l'Enterprise Firewall, quindi il plugin che consente o nega l'esecuzione di query SQL sulla base di una whitelist, per cui accetta solo le query che conosce una volta che, sì, una volta che la nostra whitelist è stata registrata e creata. La whitelist e la modalità operativa del firewall, quindi abilitazione o meno, sono configurati per account, quindi su ogni account è possibile creare una specifica whitelist e attivare o disattivare, oppure attivarlo semplicemente in modalità di log, ma senza bloccare realmente le query. La whitelist si genera facilmente con una procedura di recording, quindi si attiva la modalità recording sull'utente,
si fanno girare tutte le query del nostro, della nostra applicazione, e poi quando abbiamo fatte girare tutte la nostra whitelist è pronta. Quindi questa tipicamente è una funzionalità, un plugin che si utilizza sulle utenze applicative, no? Proprio per quelle che sono soggette alle SQL injection. Si installa il plugin sempre con questo script SQL che si trova sempre nella directory share, che installa il plugin e le relative funzioni. Dopodiché il parametro MySQL firewall mode uguale on in configurazione per attivarlo in modo globale, e poi su ciascun utente si può settare la modalità operativa, quindi off, quindi spento, non è operativo per quell'utente, recording, se sta registrando, sta collezionando la sua whitelist, detecting, quindi semplicemente in caso di query che non matchano con la whitelist, vengono incrementati dei contatori specifici, e eventualmente c'è la possibilità di loggare un trace della query, se lo vogliamo, nell'error log, in base ad un parametro, oppure protecting, per bloccare proprio le query non riconosciute. Abbiamo alcune tabelle nell'information schema che ci fanno vedere le configurazioni, quindi sia la whitelist che abbiamo creato per ogni utente, e sia gli utenti in quale modalità stanno operando. Queste informazioni sono poi persistite su tabelle dentro lo schema MySQL. Quindi nell'information schema abbiamo ciò che è cacheato, quindi quello che effettivamente è operativo, e poi viene persistito, queste configurazioni vengono persistite dentro tabelle qui elencate nello schema MySQL. C'è una funzione che permette di ricaricare dalle tabelle nello schema MySQL alla cache del firewall, delle configurazioni del firewall plugin, che è questa reload firewall reuse. Quindi noi eventualmente potremmo modificare a mano una whitelist perché magari non ci piace una query che è stata registrata durante il recording, vogliamo modificarla, la modifichiamo nella tabella dentro il database MySQL e poi ricarichiamo in cache con questa funzione qui elencata. Quindi lo script di installazione poi anche qui non ricordo se si sono dinamiche o meno, proviamo subito. Local global, sì, in questo caso sono dinamiche per quanto riguarda il firewall. Vediamo se c'è qualcosa già configurato in cache. Quindi questa no. Firewall whitelist. Sempre asterisco. Vabbè, quindi non abbiamo niente in cache. Allora vediamo un attimo un utente user host. Abbiamo già un utente fv user, quindi usiamo questo. Può fare comunque già delle cose su Word, quindi possiamo lavorarci. Ok, quindi firewall, prima si fa la registrazione della whitelist, quindi io adesso sono root, posso quindi impostare in modalità recording utilizzando questa storage procedure.
per il nostro utente. Quindi adesso l'utente FV user, se io riprendo la query di prima, è in modalità recording. Appunto, io mi connetto. Ok, faccio delle operazioni. Ok. Dopodiché l'utente amministratore può disattivare la modalità recording. Ok, andiamo a verificare che cosa abbiamo creato come whitelist, e quindi abbiamo collezionato queste query, alcune che ho fatto io esplicitamente, altre le ha fatte il client quando al lato della connessione, quindi ovviamente andranno lasciate perché ok. Ok, diciamo, decidiamo che ci piace e quindi impostiamo la modalità del firewall. Quindi possiamo andare in ok. A questo punto andiamo a vedere gli status, status variable del firewall, quindi zero access denied, quindi ci riloghiamo con firewall user. Fin qui tutto a posto, questo è tutto a posto, classica numero 1, blocked by firewall. Andiamo a vedere che cosa è stato tracciato. Beh, sicuramente questo contatore è stato incrementato. Non ho abilitato il trace, non ho abilitato questo parametro, ma SQL quindi non dovrei avere tracciata la query. Per poter aver tracciato la query con la 8.0 occorre anche aumentare la verbosity, perché è una info, se no non viene vista. Non so se si può fare a caldo. Ok. Se io vado a vedere l'error log, non ha tracciato nulla. Riproviamo adesso. Quindi è stato incrementato il contatore, ma non abbiamo tracciato. Confermo. O anche qualsiasi altra cosa. Comunque è. Quindi in questo caso è stata tracciata. Ok. Allora, vediamo. Allora, io in teoria avevo già configurato un Enterprise Monitor su questa istanza. Potenti mezzi di disposizione mi consentono
volevo far vedere le security advisor dell'Enterprise Monitor di cui vi aveva già parlato Marco stamattina, se riusciamo anche a vederle meglio. Intanto Loki, volevo dire una cosa sul firewall. Giustamente Mirko vi ha fatto vedere il livello di dettaglio, cosa, come funziona, a basso livello. A un livello un po' più alto, vi ricordo che il Workbench ha anche un'interfaccia grafica per metterlo in recording, metterlo in protecting, vedere le regole, un wizard grafico. Che la famosa versione Enterprise del Workbench, tutti quelli che hanno la versione Enterprise consiglio di scaricare anche la versione Enterprise del Workbench. Non c'è la possibilità di fare cosa? Di gestire la... Allora, l'Enterprise Monitor fa soltanto monitoraggio, non fa editing, non fa configurazione. È una cosa su cui stiamo ragionando, quello di fare integrazioni, eccetera. Se abbiamo un tool per le configurazioni, l'administrazione, eccetera, è un tool solo per il monitoraggio che sono separati. Però ci stiamo ragionando, sì. Forse non l'ho configurato, comunque. Queste erano le advisor da eventualmente abilitare. Tra cui ce n'è una già predisposta sul firewall. Vedete? Riesco a rimpicciolire. No. Ok, qui sono definite queste soglie, quindi per avere un warning dobbiamo avere 5 piuttosto che 10 per avere un errore, quindi magari comunque poi al di là del firewall, già che ci siamo, insomma, sono tutte queste advisor anche sull'audit, eccetera. Cioè, il firewall intanto può essere abilitato in modalità protecting o detecting. Però se noi l'abilitiamo in modalità detecting, chi, come diceva Marco stamattina, chi ci avvisa? No, al di là poi che si va a vedere un contatore, si va a vedere un log, chi ci avvisa che è successo qualcosa, possibile appunto utilizzare questo strumento dove ci sono tutte le varie, i vari advisor su tutti i vari eventi anche di disponibilità del nostro sistema, eccetera. Nello stesso appunto repository abbiamo anche gli eventi di sicurezza, quindi, e abbiamo, per quanto riguarda la sicurezza, abbiamo tutte queste advisor già preimpostate. È possibile anche crearne customizzate, sia sfruttando una serie di metriche che sono già collezionate automaticamente dagli agent, creando dei criteri sulla base di queste metriche, oppure addirittura anche raccogliendo le proprie metriche specifiche, insomma, una customizzazione sull'agent. No.
all'anno prossimo, se ci vediamo prima con qualcuno, volentieri. Qualche corso magari. Esatto. Corsi, consulenze. Grazie della presentazione.